L'azienda ASL numero 3, in particolare la direzione generale dell'ASL numero 3, rendendo noto al Consiglio regionale le decisioni che nella seduta di ieri sono state assunte dalla Giunta regionale. In particolare le vicende che hanno visto coinvolta il direttore generale dell'ASL 3, dottoressa Rossignoli, che sono riportate dalla stampa. Per quanto riguarda la Giunta regionale co-presidente e l'istituzione regione, non abbiamo ricevuto mai nessun tipo di informazione formale né dalla diretta interessata né dalle autorità competenti. Pertanto le informazioni in nostro possesso sul piano formale e quindi anche sostanziale sono unicamente quelle derivanti dagli organi di stampa e dai mezzi di informazione. Tuttavia, nelle settimane scorse, a seguito delle decisioni che sono state assunte dalle autorità competenti nel mese di agosto e rese note anche attraverso la stampa, la Giunta regionale ha dato incarico all'assessore alla sanità Tomassoni e attraverso di lui al direttore generale dottor Duca di acquisire anche formali richieste nell'ambito dei poteri propri della Giunta regionale di ricevere direttamente con apposita richiesta formale dalla dottoressa Rossignoli eventuali chiarimenti in merito alle vicende che sono apparse sulla stampa e che sono collegate alla sua persona nella funzione esplicita di direttore generale dell'ASL numero 3. La dottoressa Rossignoli non ha risposto nella veste di direttore generale, ha affidato ai suoi legali che la seguono nella vicenda giudiziaria che la vedono coinvolta la risposta formale alla Giunta regionale e all'assessore. Una risposta che nulla aggiunge e anzi in maniera molto sintetica, esplicita, e poi i consiglieri regionali potranno avere lettura formale nel dispositivo contenuto anche nelle premesse della delibera della Giunta regionale, ma esplicitano che a seguito l'unica informazione che hanno noi trasmesso contiene il seguente contenuto. La informiamo ai pubblici ministeri della Procura della Repubblica di Perugia hanno depositato, ai sensi dell'articolo 415 bis del codice di procedura penale, gli atti delle indagini relative al procedimento numero 12.539 del 2008. La lettura di tali atti ci consente di affermare che sarà possibile chiarire nelle competenti sedi giudiziarie la totale estraneità della dottoressa Rossignoli alle ipotesi delittuose contestate. Questa è l'unica lettera e atto formale in possesso della Giunta regionale e della Regione come istituzione. In secondo luogo, ritengo opportuno anche informare il Consiglio regionale che gli atti che nel corso delle indagini sono stati acquisiti dall'autorità giudiziaria, peraltro tutti atti pubblici, sono atti che non esplicitano più per aver cessato i loro effetti e aver già realizzato le loro finalità e nessuno di questi atti riguarda l'attuale legislatura regionale e pertanto non ci sono provvedimenti di merito né su indicazione della stessa autorità giudiziaria né nella funzione di autonomia e di autotutela degli organi di governo che l'attuale giunta regionale avrebbe dovuto assumere. In conseguenza di tutto ciò, ma anche e soprattutto di quanto riportato dagli organi di informazione e di quanto dichiarato pubblicamente dalla stessa dottoressa Rossignoli, abbiamo ritenuto opportuno come giunta regionale assicurare invece la massima serenità nell'azione gestionale dell'ASL 3 di Foligno e di far cessare ogni forma di strumentalizzazione anche potenzialmente idonea a precludere il buon andamento dell'azione amministrativa, tenendo conto della legge che disciplina i poteri di nomina
in particolare come innovata dalla legge 6 del 2011 e nell'ambito dell'autonomia gestionale e organizzativa riconosciuta alla giunta regionale nella stessa disciplina contrattuale del rapporto di lavoro tra la Regione Puglia e la dottoressa Rosignoli, con atto assunto ieri, la giunta regionale ha deciso di assegnare nella vigenza del presente contratto la dottoressa Rosignoli all'assessorato alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e sicurezza alimentare, con compiti connessi anche alla sua funzione specifica e alta professionalità inerente alla riorganizzazione del sistema di servizi in outsourcing del servizio sanitario regionale. In conseguenza di questo punto contenuto nella delibera, in applicazione anche di quanto previsto dalla legislazione, le funzioni di direttore vengono conferite al direttore sanitario dell'azienda stessa, come previsto dalla normativa. La delibera entrerà in funzione e esplicherà la sua efficacia a partire dal giorno 28 del mese di settembre, nell'ambito vigente del contratto di lavoro che, vorrei ricordare, è stato sottoscritto a seguito di deliberazione della giunta regionale del 25 gennaio 2010, è stato confermato con decreto di nomina del 1 febbraio 2010, con valenza di 5 anni e quindi con scadenza nel febbraio 2015. Tengo anche, accanto a questa informativa, e la deliberazione ovviamente sarà poi a disposizione, disponibile sui siti, ma potrà essere a disposizione anche della seduta di questo Consiglio, ritengo anche doveroso chiarire alcuni aspetti per le prese di posizione pubbliche anche di esponenti di questo Consiglio, chiarire da subito che questa comunicazione rientra nell'ambito dell'autonoma funzione gestionale, amministrativa e delle competenze proprie ed esclusive della Giunta regionale, decisione attinente unicamente i poteri di garanzia sia dell'interesse generale, che è il nostro dovere salvaguardare, sia degli interessi particolari che sono coinvolti in questa vicenda, in particolar modo quelli derivanti dai contratti di lavoro che disciplinano il rapporto tra la Regione dell'Umbria e la professionista in questione, e in terzo luogo nell'autonomia decisionale ed amministrativa che non subisce né ingerenze di natura politica né ingerenze di altra natura che possono derivare su un atto che ha una valenza strettamente amministrativa e funzionale a garanzia del buon andamento di uno dei servizi fondamentali che la Regione deve assicurare ai cittadini, che è quello del servizio sanitario regionale. Vorrei anche capire, visto che dovrei fare una seconda comunicazione su tutt'altro. Io, Presidente, se lei è d'accordo, potrei adesso continuare con la seconda comunicazione e poi con il capogruppo.